Come si disegnano gli occhi? Oggi vediamo un modo semplice per farlo. Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Corso di Pittura Pigmento. Visto che la scorsa settimana ci siamo occupati del disegno del viso, oggi è importante fornire un metodo per imparare a costruire i dettagli anatomici. Quindi partiamo dagli occhi. Prima di passare al disegno vediamo gli strumenti che dobbiamo utilizzare. Innanzitutto qui abbiamo una gomma e matite di almeno due gradazioni. Una appartenente al gruppo H, che può essere una 5H, una 2H, una 3H, insomma, quello che avete in casa, oppure se avete un tratto pesante vi consiglio di andare con una matita molto leggera. Le altre matite invece appartengono al gruppo B, che possono essere 2B, 3B, 4, 5 o 6B, sempre in base alla pesantezza del vostro tratto. E consiglio come al solito di partire facendo le linee di struttura con le matite H, mentre il disegno definitivo con le matite del gruppo B. Io in questo video userò la solita micromina, che è più pratica perché evito di temperarla e posso cambiare la gradazione delle mine con facilità. Per il disegno della struttura invece utilizzerò le squadrette e compasso, ma comunque se preferite potete fare tutto il disegno a mano libera. Per cercare di semplificarvi il discorso partirò dalla struttura del volto che abbiamo visto già nei video precedenti sull'argomento. In questo modo potrete disegnare gli occhi direttamente sul vostro disegno definitivo e metterli in relazione al viso che state disegnando. Infatti, molte volte si imparano a disegnare le strutture delle varie parti anatomiche in modo da essere scollegate dal soggetto e quindi senza avere una visione d'insieme. Non avendo questa visione complessiva, potrebbe risultare difficile applicare le nozioni acquisite al disegno di tutti i giorni. Il primo consiglio quando si vogliono disegnare degli occhi credibili è quello di non incasellare l'iride all'interno dell'occhio, come spesso si vede nei disegni infantili. Infatti, come vedete in questa foto, quando l'occhio assume una posizione rilassata, una parte dell'iride scompare al di sotto della palpebra. Al contrario, invece, l'iride è completamente visibile quando abbiamo delle espressioni di stupore o comunque spalanchiamo gli occhi. Un errore comune che ci ricorda anche qui il disegno dei bambini è quello di posizionare le due estremità dell'occhio sullo stesso asse. Infatti, come potete osservare, la natura si comporta diversamente. Questi due punti poggiano su due linee distinte e vorrei a questo punto farmi notare una serie di quattro punti che sono ricorrenti per strutturare l'occhio. Questi punti uniti formano appunto la struttura basilare per creare la tipica forma a mandorla o una forma simile ad un rombo distorto. Quello che andiamo a fare adesso è capire come individuare questi punti nel nostro disegno. Quindi trasferiamoci sul piano da lavoro e iniziamo a disegnare. Disegniamo una linea in corrispondenza del diametro dei cerchi, sia in basso che in alto. Poi, a mano libera, circa un terzo del cerchio, segniamo un punto e rispettiamo la stessa modalità per i tre punti rimanenti. Bene, segnati questi quattro punti, possiamo tirare due linee. Con queste ci troveremo la larghezza degli occhi. Ho detto che approssimativamente queste linee sono a un terzo del cerchio, ma chiaramente possono essere posizionate, sempre rientrando nell'area del cerchio, o più distanti o più vicine tra loro. Se per esempio siamo intenzionati a disegnare un occhio aperto stile fumetto, queste linee si andranno a disegnare più larghe,
mentre per disegnare un occhio più sottile queste linee andranno messe più vicine. E queste poche linee sono lo schema per gli occhi. Adesso prendiamo i punti che abbiamo visto in questa foto precedentemente per creare la forma al mandorla. Iniziamo quindi a impostare il vero e proprio occhio. Seguite quindi attentamente tutti i punti che prendo. Tracciamo la linea che congiunge questi due punti. E cerchiamo di dare una lieve rotondità a questa linea di base. Facciamo una linea obliqua, simile a quella che abbiamo fatto dall'altra parte. Per poi concludere con quest'ultima linea leggermente curva che chiude i due punti e terminiamo così l'occhio. Ripetiamo lo stesso disegno in modo speculare per l'altro lato. A questo punto disegniamo un cerchietto attorno al centro del cerchio, sia per un occhio che per quest'altro. Queste saranno le due pupille. Disegniamo a questo punto le iridi. Volendo potete usare il compasso puntando al centro del cerchio. Importante è mettere in evidenza lo spessore della pelle al di sotto dell'occhio, in questo modo. Questo spessore dà tridimensionalità all'occhio. Arrotondiamo prima di tutto la forma degli occhi con una matita 2B o 3B, insomma quello che avete. L'importante è che sia, come ho detto in precedenza, una gradazione abbastanza morbida, di una gradazione abbastanza morbida, in quanto questo qua sarà poi il disegno definitivo. Con un piccolo trattino disegniamo il condotto lacrimale. A pochi millimetri di distanza sulla zona superiore dell'occhio disegniamo le palpebre. Queste devono essere disegnate con una linea che segue l'andamento della forma superiore dell'occhio. A questo punto abbiamo sistemato la forma. Abbiamo messo le palpebre, adesso dobbiamo stabilire un punto luce negli occhi, che può essere semplificato con una forma di U. E scuriamo rapidamente la parte superiore dell'iride, per poi andare a usare un tratto più pesante all'interno della pupilla. In questo modo otteniamo la trasparenza degli occhi. Diamo un accenno rapido per le sopracciglia. E poi infine disegniamo le ciglia, che dovranno essere disegnate con un tratto molto rapido. Oltre che alla forma dell'occhio, anche le ciglia danno carattere. Ciglia così lunghe sicuramente apparterranno ad una donna, mentre per le sopracciglia di un uomo basterà farle più corte.
Infine possiamo ombreggiare sotto la palpebra per dare più profondità all'occhio. Questa struttura che vi ho mostrato oggi credo sia una delle più semplici, almeno per iniziare a trovare le forme. Chiaramente sul tema degli occhi ritorneremo in futuro per cercare di approfondire i vari aspetti legati alla forma, alle varie prospettive e all'espressività, con la quale avvieremo anche un'indagine sulla forma delle sopracciglia che qui ho preferito sorvolare per non creare eccessiva confusione. Come sempre vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione, dove, se avete piacere, trovate il link di PayPal per fare un'offerta a vostro piacere. Troverete anche i link delle offerte Amazon per quanto riguarda gli strumenti per il disegno e la pittura. Spero che questo video vi sia stato utile e vi invito a lasciare un like, condividerlo sui vostri social con amici che vogliono imparare a disegnare. Infine iscrivetevi a questo canale se volete rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni e date un'occhiata a tutte le playlist che ho creato sul disegno e la pittura. All'interno di questo canale trovate tanti video dedicati sia ai meno esperti che a quelli con più esperienza. Detto questo, vi saluto e ringraziandovi della visione, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!